deve venire. Chi è senza macchina? Che ci viene a piede? Allora, mi spieghi bene che non ho capito la sua domanda. La domanda è questa: come si fa per venire a Castiglione? Perché il pullman per venire c'è, però per ritornare indietro il pullman non c'è. Come si fa per ritornare a casa? Allora, guardi, io no, non sono in grado di rispondere perché io sono il sindaco di Monzuno, che è in provincia di Bologna. Ah. E sto facendo una camminata di protesta per andare a Roma. Ecco. Dal nostro premier lamentarsi proprio di queste cose, con l'abbandono dei territori marginali come il nostro. Abbandono anche del paese, perché se uno a Castiglione e qua c'è Pandaccio, per ritornare non si sa come si fa, e uno senza macchina come deve fare. Allora io adesso lo dirò al sindaco di Castiglione. Perché una volta c'era il pullman che veniva da Arcidosse, però faceva la coincidenza a San Quirico, almeno. Così se ritornai da San Quirico potevo venire qui a Gallina. Esatto. Ma così, a questo punto che lo fermano a Castiglione e cose e Pulma, da Castiglione arriva a San Quirico, che ci vuole? Sono tre passi. È uno che è senza macchina con che cammina. Sì, ha ragione. Io lo dirò a Galletti, lo conosce il sindaco Galletti? Lo conosce, sì. Se c'è nessuno è a Castiglione. Ah. Allora io glielo dico e poi dopo le dirò di venire a trovare, così ne parla con lui. Fatemi sapere qualcosa. Io è tanto che volevo esprimere questo desiderio, perché siamo a Castiglione, c'è tutto. È il comune di Castiglione, noi non si sa come fa ad andare. Okay. A Castiglione come senza. Come si chiama lei? Sicuranza Maria Carmela. Sicuranza Maria Carmela, grazie di averci fermato e di averci salutato. È piacere mio. La saluto, arrivederci. Ciao Maria Carmela. Arrivederci. Io vi ringrazio che vi siete fermato e si è fatto due parole. Speriamo che queste due parole vengano a capo di qualche cosa.